Avvocato Gina Lupo, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto. L'amministrazione ha voluto far manifestare la propria vicinanza a questo progetto appunto innovativo. Ci sono tre parole cardine che possiamo sintetizzare appunto con responsabilità, comunità ed ospitalità. Una scuola diversa, una scuola proiettata verso il futuro. Sì, parlare di scuola senza zaino per chi non la conosce può far pensare a qualcosa di semplicistico, no? Cioè di pensare che il bambino viene in queste scuole privo del peso dello zaino. C'è stata anche una polemica negli anni passati, non è così. La scuola senza zaino prende il nome da un oggetto di utilità comune che è lo zaino che i bambini portano a scuola, ma in realtà è un progetto educativo che viene ispirato dalla scuola montessoriana, che spinge il bambino a prendersi con responsabilità i suoi compiti attraverso la circolazione delle emozioni. Nelle classi non ci sono banchi, non c'è scrivania, o se ci sono banchi circolari. Pensate, c'è l'angolo della conversazione, c'è l'angolo dell'amico animale, per cui hanno dei piccoli animaletti. È una struttura vera e propria, è uno studio pedagogico che deve aiutare il bambino a sentirsi accolto, appunto le parole che hai detto tu Luigi, ospitalità. Significa una scuola che ti accoglie, una scuola che ti avvolge attraverso un percorso di crescita. Da questa scuola nasceranno i futuri uomini e donne del domani, quindi perché non dare una scuola accogliente, ospitale, avvolgente, responsabilità? Il bambino viene messo a contatto con le sue capacità e con le sue responsabilità, e quindi un percorso molto lungo nella comunità, all'interno di una comunità che è quella scolastica, che appunto fa pensare a qualcosa di non rigido, dove i ruoli non sono precisi, non ci sono banchi insegnanti, non c'è cattedra, l'insegnante si siede nel tavolino basso insieme ai bambini. Inviterei veramente i cittadini a venire. Pensate che la scuola senza zaino nasce nel 2002 e noi qui nel 2017 siamo a inaugurare una scuola senza zaino dopo tanti anni. Questo ci fa riflettere come il nostro territorio non presti molta attenzione a questo. Io mi auguravo che anche nelle scuole medie si potesse inventare qualcosa di simile, una scuola senza zaino, perché il bambino a scuola ci deve venire con piacere, altrimenti siamo circondati da tolli. C'è la tollo famiglia, c'è l'isola scuola, c'è l'isola società, ma tante che non realtà sono, non comunicanti, sono collegati tra di loro e che stranamente non comunicano come un tempo. Quindi sono veramente preoccupata. Voi sapete come io seguo le problematiche minorili, la conflittualità all'interno delle famiglie. Beh, questo potrebbe essere uno strumento per una maggiore comunicazione molto stretta. I genitori qui sono partecipi della vita dei loro figli, anche se con difficoltà, perché mamma e papà lavorano tutto il giorno, ma si sforzano di essere vicini ai loro figli, a condividere le loro esperienze. Mi sono presa la briga di chiamare delle amiche che hanno avuto i figli, che sono già usciti da esperienze di scuole senza zaino. Ce ne sono due nella nostra città che lavorano da anni, che mi hanno parlato in termini entusiastici dell'esperienza della scuola primaria dei loro figli, preparati da questa assunzione di responsabilità anche alle scuole medie. Ci auspichiamo che questo esempio della scuola qui dei Tamburi venga seguito anche da altri istituti, perché è giusto che i bambini abbiano la stessa offerta. Trovo veramente spiacevole che in ogni quartiere non ci sia un'offerta di scuola senza zaino, perché tutti i bambini dovrebbero avere queste stesse opportunità. Dobbiamo lavorare in questo senso.